esteri. La prima cosa che viene da dire è che incontriamo una squadra, forse in questo campionato la squadra più simile a noi. Proprio come impostazione di squadra, nel senso che è un mix di giocatori esperti e giocatori giovani, che fa dell'intensità difensiva e dell'aggressività un marchio di fabbrica e che ha una rotazione di 10 giocatori, sempre diciamo 10 titolari tra virgolette sul campo, contrariamente ad altre squadre solitamente vediamo 7-8 titolari e due che fanno proprio la partita. E ci sono sostanzialmente anche delle differenze, nel senso loro hanno una taglia, una stazza, sono mediamente più piccoli di noi. E sfruttano molto questo fattore in velocità e in contropiede e sono una squadra molto perimetrale rispetto a differenza di noi che cerchiamo di bilanciare il gioco interno e il gioco perimetrale. Come caratteristiche di gioco sono aggressivi sia a metà campo sia a tutto campo, giocano per recuperare palloni, prendere rimbalzi e trasformare tutto in contropiede primario, e questo sarà il primo problema del quale dovremo occuparci, perché gran parte del bottino in termini di punti partita di Trieste viene dal contropiede primario. Per il resto a metà campo non hanno molto gioco interno, però sono molto bravi a giocare anche con un lungo centimetro e comunque fanno il tiro da tre punti dalla loro arma principale. Adesso è ancora, diciamo che le statistiche di campionato dicono poco in termini di numeri, perché tre partite non sono sicuramente una quantità di dati sufficiente per creare dei giudizi definitivi, però Pecina sta tirando con 75%, Lani sta tirando con più del 50%, che comunque anche proprio perché ritorno ci sono tanti altri giocatori capaci di fare male nel tiro fuori. E questo sarà sicuramente la seconda cosa sulla quale dovremo stare attenti, soprattutto dati precedenti, perché noi non dimentichiamo che il Marco era il 4% e il Marco era il 5%. Sembra che contro di noi si diventa per quel canestro. Che cosa ci aspettiamo dalla partita? Allora, sicuramente la novità rispetto alle altre squadre sarà quella di essere aggrediti fin dalla palla 2. E là dovremo essere bravi, farci trovare pronti, perché siamo sempre abituati ad aggredire anche noi, ovviamente è il nostro marchio di fabbrica, però dobbiamo essere anche pronti ad essere aggrediti, cosa che è una novità in questo campionato. Seconda cosa che ci aspettiamo è che sarà una battaglia. Due squadre che giocano aggredendo su entrambe le metà campo sicuramente daranno vita a una partita che sarà da emettere e fucili. Terza cosa che ci aspettiamo è una partita che va un pochettino a strappi, perché squadre che giocano sui 28 metri sono capaci anche di fare dei break importanti. E questo soprattutto Trieste, che è molto bravo a trasformare le palle recuperate in contropiede, è capace di fare dei break anche corposi di 10-12 punti in tempi molto, molto ristretti. Per cui dovremmo essere anche bravi a stare con la testa sulle cose, sia se dovessimo cominciare la partita avanti, sia se dovessimo cominciare la partita sotto. Perché il break sarà un po' la caratteristica della partita. E questo sostanzialmente è quello che ci succederà. Rispetto al nostro momento, veniamo comunque da una settimana dove abbiamo avuto qualche problemino a partire dal nostro Roberto Lopez, continuando sempre su Montano, che sarà assente anche domenica e che è fermo fino a mercoledì prossimo ancora perché non è completamente guarito. Abbiamo avuto problemi alla schiena di Agnilli, abbiamo avuto anche il generale Sorrentino che ha dovuto lasciare due giorni Bologna per fare problemi familiari, abbiamo avuto una settimana di allenamenti un pochettino complicati. Per cui insomma dovremmo essere bravi a recuperare mentalmente, anche speriamo, l'energia.
sia fisica di Amini al meglio, perché questa è una partita dove abbiamo più di ogni altra bisogno di essere tutti e di avere le rotazioni complete, perché sarà una partita di intensità superiore alle altre. E in questo mi premerebbe fare un ringraziamento che sembra una banalità, una cosa scontata, ma non lo è. E veniamo da una settimana con tante assenze, siamo riusciti ad allenarci molto bene grazie ai ragazzi che vengono dal settore giovanile. I vari Lucchetta, Pampani, Herrera, Zani della squadra del 20 allenata da Brivieri ci hanno aiutato ad allenarsi in 10, riuscendo a mantenere l'intensità e la qualità del lavoro alla pari come ci fossero i senior. E questa è una cosa molto importante per una società, perché io parlo con colleghi, anche capi allenatori di altre società, quando si fa 2-1 se ne hanno in moto, perché non hanno giovani e non hanno giovani all'altezza. E questo secondo me è stata una cosa che mi preme un pochettino sottolineare, perché non è cosa scontata, non è cosa facile, non è cosa da tutti, e soprattutto non è facile avere il settore giovanile ma non giovani che ti possono aiutare a questo livello. Altro non c'è, diciamo che gli obiettivi sono sempre quelli di continuare a crescere anche su questa partita, perché comunque secondo me dalla prima in queste tre partite c'è stato sempre un piccolo passettino in avanti in termini di prestazione, e adesso speriamo di con la quarta partita di continuare a confermare questa tendenza, questo trend, e sapendo che ancora c'è molto percorso da fare, c'è ancora tanto da fare, e soprattutto anche la consapevolezza di essere sia sulla strada giusta, ma anche la consapevolezza che abbiamo margini di miglioramento superiori a tante altre squadre del nostro campionato. In questo senso siamo fiduciosi. L'ultima cosa che hai detto, di cosa significa? Perché non c'è un allenatore che non dica che l'obiettivo è... No, gli obiettivi sono sempre il migliore. Allora, cosa significa? Il nostro obiettivo... perdere meno palloni in attacco. Allora, ci sono obiettivi di squadra che sono uguali per tutte le squadre. Noi veniamo da... cioè noi siamo sostanzialmente una squadra che l'anno scorso giocava in B2. Sono stati tolti due punti di riferimento, Marillano e Samotte, sono stati aggiunti due stranieri. Allora noi in queste prime partite, nei primi allenamenti, stiamo pian piano prendendo confidenza con quello che è una situazione nuova. Per esempio, oggi ho letto su un'intervista fatta da Lazzarino Italiano, che dice una cosa che condivido benissimo. Se le nostre tre prestazioni di quest'anno fossero state in B2, probabilmente avremmo seguito. Perché tu fai un errore, dall'altra parte fai un errore e porti a casa la partita lo stesso, quando sei avanti e certamente alla fine. Quando fai un errore, lo paghi carissimo. Il grande salto di categoria è quello che ogni errore lo paghi. Devi essere lucido, attento, devi imparare a che cosa è giusto fare, a giocare con il cronometro, a giocare con gli avversari, a giocare con le regole. Tante cose che, voglio dire, noi stiamo cominciando a vedere e a pagare sulla nostra pelle adesso, come il ragazzino che dice non andare con la sua bici con le scale che ti rompe un braccio. Un giorno che si rompe il braccio capisce come deve andare. Prima siamo un po' in questa situazione. Abbiamo tanti giocatori giovani ed esordienti per i quali lavoriamo tantissimo anche individualmente, e possono nell'arco di un periodo medio lungo darci sempre qualcosina in più anche a livello individuale, mentre tante altre squadre che si appoggiano su giocatori fatti e finiti, un po' quelli sono, avranno delle situazioni in cui potranno trovare meglio le loro caratteristiche, i loro canestri, le loro difese, le loro situazioni di gioco, migliorare all'interno della squadra, ma sostanzialmente i giocatori sono un po' quelli, cioè Di Bella è Di Bella e sarà Di Bella fino alla fine dell'anno. Candy ha un margine di miglioramento superiore, perché ha poco vissuto alle spalle, ha poca esperienza,
è un giocatore che ha grande talento e ci aspettiamo che settimana dopo settimana ci dia sempre qualcosa di più. In questo senso qua pensiamo che crescita. Tanti di questi ragazzi qui adesso stanno giocando in un ruolo diverso da quello dell'anno scorso. L'italiano giocava 5, adesso gioca 4. Due categorie sopra. Continuando a lavorare, potrà diventare un 4 sempre con qualità crescenti, sempre migliori. Raucci giocava 5, sta giocando 3. Sinceramente il lavoro sarà quello di farli sentire sempre più sicuri e sempre più efficaci nei rispettivi ruoli e quindi contribuire di più al risultato e all'efficacia della squadra. Mi riferivo a questo discorso. Sei qui da coloro da luglio? Sì. Ma posso dire tutti, sostanzialmente non posso parlare di carriera, della mia, ma nei miei quasi 30 anni di attività, io sempre lavoravo sul miglioramento individuale dei giocatori. Purtroppo nel nostro sistema pallacanestro adesso, sui giovani si lavora poco perché ci si crede poco. Per cui mediamente da un settore giovanile non escono giocatori pronti per giocare in prima squadra, perché sono come un mondo a parte, sono poche le realtà dove un giovane trova la base di una cosa, soprattutto nella società dove è cresciuto. E perché si lavora poco. E io sinceramente ho sempre lavorato su questo, ho sempre visto che il lavoro, perché non sono un fenomeno io sono solo uno che ci crede, che a questo credo, e che lavora tanto sui giovani tecnicamente, individualmente, parlando, spiegando, cercando di inserirli, cercando di prepararli a quello che andranno a fare. Le giovanili italiane sono fatte per vincere i campionati. Sono delle piccole prime squadre, sono delle prime squadre di bambini. Noi così perdiamo un sacco di talenti, perché andiamo a vedere le categorie dei più giovani, ci sono un sacco di giocatori di fenomeni, di talenti, di giocatori con confidenza, con canestro pazzesco, poi di questi non viene fuori nessuno, perché c'è? Perché c'è? Perché probabilmente sono sfruttati per vincere una partita o un campionato, che è tipico delle squadre serie. Carrarento già prende il meglio di Carrarento per vincere. Con un giovane invece bisogna costruire delle abilità, delle capacità che possono permettergli di giocare al campionato più alto possibile. Questo non si fa più. Per cui secondo me i margini di miglioramento di questi ragazzi, che poi tra l'altro hanno una dedizione, un'etica lavorativa straordinaria, secondo me sono imprevedibili. Questi possono arrivare tutti a fare un salto di qualità importante. Tenuto conto che un'altra cosa che adesso non ci si accorge, che un salto di qualità è già stato fatto. Perché comunque si vede giocare il Nazareno italiano da 4, che sembra che in questo momento che abbia giocato da 4 tutta la vita. Si vede giocare adesso la Luci da 3, sembra che abbia giocato da 3 tutta la vita. Di fatto ha fatto 3 partite da 3. Imola, Mantova e De Roma. Per cui secondo me tanti passi avanti li abbiamo fatti, tanta crescita è stata fatta. E la testimonianza è che comunque teniamo testa tutti. Secondo me noi crediamo che possiamo fare altrettanta da qui alla fine della stagione. Non so se ho risposto. A Trieste sarà l'ultima di Raucci. Allora, questa è una domanda alla quale io non so proprio che cosa dirvi, nel senso che così sento dire. Come sta vivendo questa cosa? Guarda, lui è molto sereno. Lui ha detto che questa partita qui la vuole giocare perché vuole dare una mano a vincere e tutto quanto. Lui è abbastanza entrato nella squadra, negli obiettivi della squadra, nel clima della squadra. E io lo vedo molto sereno.
Poi dopo le altre cose posso dirti, perché io essenzialmente, se uno mi dice ascolto, ma essenzialmente faccio, tendo a stare